Premio Chiarasco Storia, iniziativa promossa 18 anni fa da alcune famiglie chiaraschesi, i cui figli e figlie sono oggi presenti in questa sala. Saluto la Marchesa Incise, in ricordo del papà Gigi, che è stato uno dei promotori, insieme a Gina Lagorio e insieme ad un grande sindaco di Chiarasco, a Gianni Avanina, che aveva curato la prima edizione. Anche quest'anno il premio Chiarasco, che in ricordo di Silvana De Benedetti e Renato Calabria, che memoria in benedizione, è stato dato all'unanimità, con una discussione molto approfondita fra di noi, a un libro, come è normale che sia, il premio nazionale Chiarasco Storia. Il vincitore quest'anno, è la terza volta credo che sia così, è uno studioso europeo, Johann Chapoutot, che è professore alla Sorbona di Parigi. Qualcuno di voi avrà avuto modo forse di leggere altri dei suoi libri, è uno dei grandi studiosi della Germania e della Germania nazista in modo particolare, che sono stati tradotti in Italia sia dai Naudi che da la terza, la legge. For two reasons. First, my voice is no more. And second, although I'm a Frenchman, I don't speak Italian, which is a shame. So I'm deeply sorry about that. I wanted to thank, of course, the jury and my esteemed colleagues for this great honor they bestowed upon me by giving me this premio, this prize. And wanted to add that the book is about the closing of the German mind in the 1930s, how the Nazis tried to reduce everything to Germandom and to the German race. Come disse adesso, questo è il mio secondo premio piemontese, ho compiuto un circolo, si può dire, da Acqui fino a qui, dopo 29 anni, quasi 30 anni, e sono molto... Sono molto riconoscente di aver commosso di questo premio e dovrei primo ringraziare la giuria, i donatori di questo premio, ma anche la città stessa di Chiarasco. Grazie per la presentazione, che mi ha fatto venire voglia anche di ricordare tutti i miei collaboratori che hanno avuto tanta pazienza. Pensate a quelli che hanno quando ho fatto la storia del Terzo Reich, che stava con me a vedere per circa 3 mesi migliaia di metri di pellicola sulla Seconda Guerra Mondiale, e ogni tanto andavamo al bar e non riuscivamo a dirci niente per quello che avevamo visto, perché ci fu anche l'apertura dei lager e io ne ho viste aprire tanti, e quando sento parlare che esiste un negazionista, io dico quello va messo davanti a questa roba, e
non ci sono funzioni. Io ho fatto anche un documentario che si chiama La donna della resistenza nel 65, ho intervistato delle partigiane, anche una di Cuneo, che poi vi dirò, perché non capivo bene queste cosa facevano, volevo raccontarlo. E le partigiane non erano solo quelle che portavano del cibo, o erano proprio quelle che si impegnavano anche molto. Erano intervistate di quelle che sono state torturate, la madre di una che è stata ammazzata a Firenze, una torturata a Bergamo e altre, e combattevano. La battaglia di Portalame di Bologna è stata fatta da un capitano che era una ragazza di 27 anni. Una di Milano, un'altra partigiana che ha combattuto e che era, a un certo punto l'hanno beccata e finisce ad Auschwitz. Questa da prima non voleva parlare, non voleva parlare. Era figlia di un professionista anche importante e quando è sopravvissuta ad Auschwitz arriva a casa e dice: adesso non parliamone più, tu stai tranquilla, non parliamone più. Le dici: ma come potevo? Non, io sono sopravvissuta, sì, ma sono un'altra. Sono andata a vivere da sola, ha cercato un impiego perché non poteva non essere triste, pensare, non poteva non rivisitare in modo suo tutto quello che era accaduto. Insomma, prima non mi facevi un'intervista, poi dopo non bastava mai lo chassis perché non smetteva più di parlare. E io gli ho fatto l'ultima domanda, è stato: ma qual è la cosa che tu non perdonerai mai ai tedeschi? E lei ha detto una cosa: non li perdonerò mai di avermi fatto trovare una parte di me stessa che per sopravvivere a un certo punto fa una cosa di cui si pente sempre. Io ho pensato, non mi ha detto niente, che forse ha preso questa, un po' il cibo di un'altra così per sopravvivere, e questa non se l'è mai perdonata. Penso, se questa non se l'è mai perdonata, penso alla Germania, che non si perdona tutto, si è perdonata tutto. Ecco, e lì è nato.